stai Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. In questo video vi porto ad Atlantis. Quindi questo video è uno di quelli che fa parte della serie della playlist su YouTube, in cui vi porto a vedere alcuni tra gli hotel più belli di Dubai. Così se state pensando di venire in vacanza o se vivete qui e volete fare una staycation, magari prendete spunto. Come vedete, ora mi trovo fuori dall'hotel, stiamo per entrare e quindi andiamo. Sembra un castello, il castello di Ariel sembra. Guardate quanto è bello. Cioè, ditemi se non è una delle cose più particolari che avete visto nella vostra vita. Andiamo in stanza? Yes. Stiamo andando nella nostra stanzetta, che è da questa parte, ovvero vicino all'acquario, che poi vi portiamo a vedere anche quello. No, c'è gente. Ma questa volta in fondo, amo, vuol dire nel posto top. Sì. È per il tuo compleanno. Non ho badato a spese. 7410. Sta aumentando qua. No, forse per sbagliato. Allora, io te sto seguendo, amore. Seguendo front. Abbiamo sbagliato. Bene. Ci è piaciuto veramente tanto questo corridoio, che lo vogliamo rifare di nuovo. Amore, non là. Niente, dovete sapere che Mattia ha dei problemi con le porte. Forse le dobbiamo togliere. Top. Ta-da. Eccoci nella nostra stanza sotto marina. Oggi c'è un po' di foschia, quindi per ora Marina non si vede. Si vede, ma speriamo che verso il tramonto magari si chiarisce, così si vede tutta illuminata un po', no? Da tramonto. Ci aspetta una giornata piena di attività. Comunque, la cosa più bella di questa stanza, ora ve la faccio vedere. Se pensate che quello sia un armadio, una bella vasca per il bagno di stasera. Visto che non ci fidiamo delle riprese di Mattia, facciamo che io riprendo e lui vi fa vedere. Beh, non c'è bisogno di far vedere, vedere, c'è il frigo. Cioè, no, voglio vedere. No, qui insomma c'è l'ingresso con questo angolo, non lo so, angolo caffè. Poi lì c'è il corridoio verso la stanza, vi facciamo vedere la stanza prima. Qui c'è un bel armadio, bello grande. Moquette, anche in stanza. Poi qui c'è la camera. Ecco qua. Con questo bel letto comodo. Questo bel corallo. Comunque bella, mi piace, luminosa, tutta un po' arredata stile Atlantis sottomarino, con questi dettagli di corallo e la vista sulla piscina e sulla palma. Bella. La cosa più bella è il bagno. Qui Mattia si farà il bagno di stasera. Una doccia anche, bella. Sai cosa non vedo? Cosa non vedi? I miei pantofi. Come no? Io l'ho già visto, l'ho già anche riprese. Vabbè. Qui, cosa c'è invece? Un altro armadio? Ah, bello.
Allora, non è che busso vicini? No, meglio che non busso. Ho aperto la finestra per fare una storia su Instagram nel giro di 5 secondi. Guardate cosa è successo per quelli che ogni volta ci chiedono com'è il caldo a Dubai. È successo questo. Tutti i vetri sono appannati, tutti. Quanto è stata aperta la finestra, amo? 5 minuti. Neanche. Guardate. Scrivi Happy Birthday. Visto che si muore di caldo e penso ve ne siate accorti anche voi ora che vi abbiamo fatto vedere cosa succede quando aprite, apriamo, insomma, quando abbiamo aperto la finestra, abbiamo pensato di fare un salto dove? All'acquario di Genova. All'acquario. Così stiamo un po' al chiuso e poi nel pomeriggio invece dove andiamo? Dove andiamo? All'acquapark. Perché invece di compiere 31 e 32 anni ne abbiamo compiuti 13, quindi andiamo all'acquapark dopo. Alla Lost Chambers ad Atlantis, dentro l'albergo. In realtà non sappiamo esattamente. Dentro Sì. lo stesso dell'albergo. Siamo dentro l'hotel e dentro l'acquario, fondamentalmente. Ah, questo è un pesce gatto forse, eh? Come quelli lì che c'erano al Green Planet. Per sapere cosa sono, basta scannerizzare. Ecco. Red tail catfish, Hai bar. visto? Catfish, l'ho azzeccato. Cioè, questi pesci sono amici degli umani. Ti avvicini al vetro e loro vengono. Guardate questo, l'hai visto? Guardalo. No, vabbè. Ma questi cosa sono? Ali, non sono murene? Sono murene? No, guarda, sembrano dei... Non si vede neanche dove iniziano e dove finiscono. Guarda, guarda, guarda quelle. No, vabbè. Guarda cosa fanno. No, sto venendo. Guarda questo. Sta venendo. Per farvi capire la grandezza. Ragazzi, questo pesce è più grande di me. Guardate la proporzione. È lì sotto al tavolo. Gigantesco. Beh, direi che abbiamo fatto vedere abbastanza pesce, amore. No? Beh sì. Andiamo a impescificarci noi al parco Un petto di acquatico. tonno questa, voglio il pesce. Dai, dai! Dai! Sit and go! Sit and go! Vai, che c'è un sacco di gente dietro! Sto con gli occhi chiusi e basta. No, non li ho aperti! Ci ho fatto! No, vabbè! È la cosa
cosa più terrifica. No, non sto riprendendo. È la cosa più terrificante. Porca troia. Che ho fatto in tutta la mia vita, ve lo giuro. È quel coso lì. Cioè, io se l'avessi visto da sotto non l'avrei mai fatto, ragazzi. Cioè, questo coso ho fatto. Quello in alto. Quel coso. Ragazzi, qui si vede bene. Cioè, io mi sono lanciata da lì. Vi rendete conto? Cioè, io non ho mai fatto. Io non ho mai fatto una cosa del genere in tutta la mia vita. L'ho fatta adesso. Facciamo un bagno qua dentro? Qui ci sono gli squali. Qui ci sono gli squali. E c'è un tubo e ora cercheremo di entrare là dentro. Ma di qua si va? Forse no, eh. Forse... Cazzo! Usciamo in mezzo agli squali! Oh mio Dio! O ci mangiano! Ci mangiano! Tredicesimo compleanno. Grande! Bellissimo! Nostri amici nuovi. Tieni questo. Questa cosa va ripresa per spiegare che quel tizio matto con cui siamo saliti, noi eravamo in 6, 2 erano resti, ci contavano per metà. Io ancora ho la tachicardia. C'era il matto con la fidanzata chiaramente impaurita, sì. E quando siamo partiti lei tipo con gli occhi chiusi e lui che faceva così, capite, per farci andare più forte. E ora vi facciamo vedere le persone normali in 6 anche, che arrivano a metà di questo coso. Noi siamo arrivati in alto, cioè abbiamo praticamente toccato quegli spruzzi d'acqua che ci sono sul bordo. Ma tu ti sei accorto? Amore, ti sei accorto? Stanchissima. Ho fatto 500 volte le scale forse. Ecco, ecco. Cioè, vediamo questi dove arrivano. Guarda, lì a metà. Cioè, noi siamo arrivati in altissimo. Andiamo, dai. Vi giuro. Terrificante. Dove fare questa cosa? Sure. Cioè, questa è la cosa. Far vedere. È chiusa, non si vede. Buon compleanno, amore. Io sono male solo a guardarlo, mi sento male. Sei sicuro di volerlo fare? È verticale. Io mi viene da vomitare. Dove è il massimo? Oggi ho superato tantissime delle mie paure, ma questa non la faccio neanche pagata, quindi sto scendendo a piedi.
non la faccio neanche pagata. Ora vedremo Mattia se è sopravvissuto. Ci sono i delfini. Dov'è? È sopravvissuto? Com'è? Non ti senti proprio? È tipo nel vuoto? Sì, sì, nel vuoto, ho chiuso gli occhi. Perché alla fine mi è arrivata un'ondata e ho bevuto un casino. Ho bevuto dal naso, dalla bocca, dalle orecchie, dappertutto mentre era l'acqua. Comunque avresti dovuto provarlo. No, neanche. È bello perché dentro la botola tu non sentivi, diceva three. No, sì, ho sentito un po', two, sì, non penso che nel video si sia sentito, ma io ho sentito. Cioè, vi giuro che mi sta venendo da vomitare dall'ansia di oggi. Forse abbiamo finito. Sì, e comunque... No? Sì. Dobbiamo nutrirci, io sto morendo di fame. Anch'io sto morendo. Consiglio, se venite, non venite a stomaco vuoto come abbiamo fatto noi. Ma è anche di stomaco qua, pieno. Di qua, di qua. In effetti forse neanche siamo copieno perché sbocca un paio di volte ci stava venendo, no? Vai amore! Acqua gym! Rassoda le chiappe! Hai il mio appello ora! Io me lo bagno tutto! Non ce la faccio più! Ragazzi, sono morta! Comunque, abbiamo capito che questo parco è suddiviso in torri e in ogni torre ci sono varie attrazioni. Ah, in quella di Poseidone ci sono quelli di gruppo, che quindi se non siete in almeno tre vi mettono con altra gente. Infatti noi in un certo punto ci hanno messo con un pazzo e infatti abbiamo quasi toccato il bordo della cosa, stiamo per morire. Io non so se notate che sono provata e non riesco a parlare. E c'è anche una cosa terrificante che ha fatto solo Mattia. Io mi sono categoricamente rifiutata di farla. Ah, devo dire che dopo che ti sei devastato facendo questi scivoli, questo torrente è rilassante, no? Rilassante. Devo ammettere una cosa, in 6 anni mi sono... Non lo so. Non è che mi sono rifiutata, però insomma non è che mi ha mai... Cioè non avevo mai avuto particolarmente voglia di venire in questo parco acquatico, perché non sono una fan dei parchi acquatici, cioè penso che la gente, soprattutto le ragazze, forse ci piace andare quando abbiamo 10 anni, però devo ammettere che mi sto divertendo un sacco. Siamo tornati esattamente dove dovevamo tornare, non sappiamo neanche come, senza neanche farlo apposta. Abbiamo preso una ciambella perché non ce la facevamo più camminare e ci ha riportato esattamente alla base. Ecco i cani. Mentre riempivamo la vasca abbiamo sentito un suono che neanche avevamo capito che fosse il campanello e ci ha portato lo champagne. No, il vino. No, chardonnay. Ma che carini! Chardonnay! Adesso vedo l'ora di mettermi dentro la vasca con un bel bicchierino di vino. Ready for me. Ora mi faccio un bel bagno. Ragazze, qui tutto tace. È notte e ci vediamo domani mattina.